Allora, gli è stato squalificato ed è un grande pittore di Giovanni Mascoli, che fino adesso quando sentono il nome si mettono in ginocchio. E allora è stato squalificato perché c'era la storia dei Vespri Siciliani. E allora l'anno prossimo hanno tolto le sponde del caretto, tutte quante. Ce l'hanno fatto nuove e ci hanno fatto la storia dei paladini di Francia. E così l'hanno premiato perché c'era la storia dei paladini di Francia. Ma l'anno prima è stato squalificato perché era pitturato dei Vespri Siciliani. No, e adesso si trova nel museo del teatro dei Taormina. Insomma, fino adesso è un beccaretto di tutti i potevo fare. Ci sono piccole cose, colombine, tutto l'ornato, così fine, così delicato. Una cosa bella, meravigliosa. Chi è bravo, che C'è la scultore, scultura, si mette a miniatura piccola, guardarlo. piccola, piccola, Di tutto l'opera illuminato, tutto rinascimentale che è della stata Germania. realizzata. Vediamo un po' l'atteggiamento. Il popolo catanese ha le gambe rigide, perché il popolo catanese è quell'altezza là. E di là sopra non si può tenere, ce lo dobbiamo tenere rimane. Invece palermitano ce l'ha snodabile. Perché loro che fanno? Intanto non sono qua sopra come noi, sono dei lati. E il popolo deve andare così. A certe volte si vedono le pancia, come io che ho la pancia. Però loro hanno delle catene, le mettono qua e poi sta fermo. Perché allora così non si può tenere. È diverso, Sì, hanno il manico è qua, strano, dalle il manico qua, e è più marionetta, diciamo. più marionetta Sì. appunto. Siccome noi prima gli erano pubblici, erano piccolini, no? Poi le hanno fatto diventare così grandi e il pupo con le gambe snodate. Là sopra ce l'ho, i ballerini siciliani, fate che le gambe snodate. E che ci sono i muri qua. E qua può fare il teatro all'aperto in questa zona. Ho tutto.
Vuole che l'aiuto? No, 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 già l'ho aiutato. Siccome è cascato tutto il botto. Strana la cosa, cioè vuole che nessuno venga a imparare da lei. Sì. Siete ragazzi che ora sono uomini, non sono più ragazzi. Sì, ma anche no. Ma questa era, questo qua era messo, vede com'è quello messo, di lato di questa parte. Ah. C'è un personaggio là, io invece dovevo fare due, tre personaggi, un'altra mia amica detto, e poi c'è entrato che so. Dovevo fare questo. Se la poi se fa là, vedete. E poi vedo, io avevo questa volta, facevo delle specchiere, cose, vedevo pezzi di cartone e schizzavo, no? Schizzavo, vedevo tutti i tipi di specchiere, lette, questi erano lette. Schizzavo. Invece fare la foglia così, la fanno baroccana, barocca, più pesante, più... Invece poi si deve, quando si lavora con le scudi, le foglie devono essere... ad alzare così, queste, alzare tutte così. Insomma, ci vuole un tipo di trattamento di... E poi ci mettevo la cosa da ricarico, la aprivo e veniva così. In piccole... Prima le schizzavo così e poi le portavo in mano. Questa è la valle di Roncesvalle. Qua c'è un altro bosco. Qua stavo schizzando una corte, metà era cristiana e metà saracena. E poi quando facevo io da questa parte la portavo anche da questa parte, no? E facevo quella saracena, vedete, non c'era bisogno di fare scena. Facciamo la specchiera barocca, la barocca è più lunga, la foglia è più, invece là è più, la foglia di prezzemolo. Cioè. Questo è uno schizzo che l'ho trovato, questi più di 100 anni, era un vecchio scultore, quello che fanno i canderole, cose, eccetera, eccetera. Come si chiamava Lopez, ma lei vede, è fatta tutta con l'inghiotto, una volta c'era, si bagnava l'inghiotto col pennevello, tutto fatto così, ma già vede la mano come gli schizzi la terra, niente, è meraviglioso. Siccome abbiamo comprato tutti i scudi dove noi lavoriamo, li abbiamo comprati da sua sorella, che era vecchietta magari, e abbiamo comprato, ma non si pone così, ormai era da molto tempo. E abbiamo trovato che c'era.